Firenze è una città molto antica, ricca di arte e di storia. Percorrendo le sue vie e entrando nei suoi palazzi è possibile trovare preziose tracce del suo illustre passato e ripercorrere così la storia della città. Grazie al lavoro degli archeologi sappiamo che l'area fiorentina fu frequentata e abitata dagli esseri umani fin dal terzo millennio avanti Cristo, quindi fra il 3000 e il 2000 avanti Cristo. Poi, fra il 30 e il 15 avanti Cristo, quello che era un castrum, cioè un accampamento fortificato, viene trasformato nella colonia romana di Florenzia. La città viene dotata di mura e all'interno, nei secoli successivi, sorgono edifici tipici della civiltà romana, come per esempio gli stabilimenti termali, l'acquedotto o il teatro. Fra III e IV secolo d.C. in città si stabiliscono le prime comunità cristiane e sorgono anche i primi edifici religiosi, spesso sulle rovine di edifici precedenti. Con la dissoluzione dell'Impero Romano, la città, come il resto della penisola, subisce un grave declino. La zona viene invasa da Goti, Bizantini, Longobardi e la popolazione passa gradualmente dalle 40.000 unità del massimo splendore dell'epoca romana a poco meno di 5.000. Fra fine VIII e fine IX secolo, in epoca carolingia, la città ricomincia a crescere, grazie anche al consolidarsi delle istituzioni religiose, fino a diventare nel 1054 capoluogo del Marchesato di Toscana. XII secolo, Firenze, al pari di altre città italiane, diventa un libero comune, caratterizzato da una politica cittadina molto turbolenta, sia all'interno delle istituzioni, sia anche verso l'esterno. Infatti è un periodo di grandi guerre tra Firenze e le città vicine. La politica turbolenta non impedisce un grosso fiorire dell'economia, grazie anche alla creazione delle corporazioni delle arti. E Firenze, grazie al suo grande sviluppo economico, diventa molto ricca e arriva a diventare una delle più influenti città europee. Questo avviene anche in ambito culturale. Infatti, tra 200 e 300, qui fiorisce l'umanesimo, una filosofia che trae radici dai classici greci e latini e che in breve tempo arriverà a influenzare tutta la cultura europea. Nel 1348 una terribile pestilenza, citata anche da Boccaccio nel suo Decameron, si abbatte sulla città decimando la popolazione, che passa da più di 100.000 unità a poco meno di 45.000. Lo sviluppo cittadino subisce un rallentamento, però sappiamo che alla fine del secolo Firenze è di nuovo una città ricca e influente, governata da un'oligarchia formata da influenti famiglie cittadine che la governano fino a che i Medici, la celebre dinastia, prevarranno su di esse e arriveranno a governare la città. Durante
durante la prima fase del governo mediceo, i cui protagonisti sono personaggi come Cosimo il Vecchio e suo nipote Lorenzo il Magnifico, in città avviene una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda la cultura. Infatti, personaggi celebri come per esempio Filippo Brunelleschi o Donatello e poi successivamente anche Leonardo da Vinci e Michelangelo riscoprono l'arte classica greca e romana e la rivoluzionano. Nella prima metà del Cinquecento i Medici diventano duchi ereditari di Firenze e nel 1569 Cosimo I, che era duca di Firenze appartenente al ramo cadetto della famiglia, riesce a sottomettere quasi tutte le città toscane, compresa l'eterna nemica Siena, e riesce così a farsi nominare dal Papa primo Granduca di Toscana, rendendo così Firenze una capitale. Il volto della città subisce delle nuove trasformazioni. Infatti Cosimo I fa rinnovare gli interni di Palazzo Vecchio e ordina la costruzione degli uffizi destinati a ospitare le magistrature e del corridoio vasariano, che servirà a collegare Palazzo Vecchio, che è il centro del potere, con la nuova residenza dei Granduchi che verrà stabilita a Palazzo Pitti, dall'altra parte dell'Arno. Alla fine del Cinquecento e l'inizio del Seicento, i Granduchi danno anche un nuovo impulso alla ricerca scientifica, grazie alla creazione dell'Accademia del Cimento e al contributo prezioso di studiosi celebri come per esempio Galileo Galilei. Nel 1737 la dinastia Medicea si estingue e il Granducato di Toscana passa sotto il controllo dei Lorena, una famiglia austriaca che governerà il Granducato fino all'unità d'Italia, ad esclusione del periodo a cavallo tra 700 e 800 dell'invasione di Napoleone. Durante il periodo lorenese, soprattutto sotto l'influenza del Granduca Pietro Leopoldo, Firenze troverà un nuovo sviluppo, grazie a dei lavori di ammodernamento della città, come per esempio l'introduzione dell'illuminazione nelle strade, la creazione di nuove fogne, e anche grazie all'istituzione dell'Accademia dei Georgofili, che era incaricata di studiare l'agricoltura, e dell'Accademia delle Belle le arti, che riporterà gli artisti a Firenze. Tra il 1865 e il 1871 Firenze diventa la seconda capitale del Regno d'Italia e il suo volto cambia nuovamente. Infatti viene demolita una grossa porzione del centro storico per far spazio a una piazza e a palazzi che la rendano esteticamente in linea con le grandi capitali europee. Anche l'esterno del centro cambia, infatti vengono demolite le mura cittadine per far posto a nuovi viali di circonvallazione e nascono nuovi quartieri destinati a ospitare la classe dirigente del Regno d'Italia.